Un'importante giornata presso il centro commerciale Porta Nova, a Gualdo Tadino. Presentazione del più grande settore giovanile umbro, con oltre 400 ragazzi. Grazie al progetto e alla fusione fatta tra ASD Gualdo Casa Castalda e OSD Angelo Barberini Flaminio. In questo settore giovanile, più sogni, più lontano arriverai. Grazie al sostegno degli sponsor che hanno creduto in questo progetto. Newtech, Procook, Satiri Auto, Birra Flea, Ecosantec, Rocchetta. Il tutto contornato dalla straordinaria presenza e testimonial Birra Flea, Marco Materazzi, ex difensore e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. E mi accompagnò il general manager Gianni Smacchi. Perché un genitore dovrebbe scrivere il proprio figlio al Gualdo Barberini? Diciamo che le motivazioni sono perché la società ha costruito un progetto basato proprio sui ragazzini. Noi vogliamo che i genitori che portano i ragazzini a noi non solo imparano il calcio e a giocare bene il calcio, ma la scuola calcio deve servire come scuola di vita, perché poi in un futuro, quando saranno grandi, quello che hanno recepito da piccoli, le regole, il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, nella vita da grandi poi potrà essere importante. Grazie Gianni e grazie soprattutto per questa bellissima iniziativa. Ricordiamo che questo settore giovanile conta quasi 450 ragazzi. Sì, 450 tesserati che vanno dai bambini più piccoli alle juniors, quindi c'è proprio con più di 20 allenatori, quindi uno staff tecnico abbastanza importante, con 1500 ore di allenamento, quindi è un impegno da parte di tutti e questo impegno è possibile perché c'è una grande squadra di persone, di uomini e donne che stanno lavorando a questo. Grazie ancora. Grazie. Non potevano mancare le colonne portanti di questo bellissimo settore giovanile. I due presidenti, Rinaldini Fabrizio e Barberini Roberto. Parto con Fabrizio, Roberto non me ne volere. Presidente, qual è il progetto per questo settore giovanile? Il progetto è quello che abbiamo iniziato a costruire quest'estate. Riunire in una unica società tutte le realtà del territorio, tutte le realtà di Gualdo, le realtà che vanno da Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fossato, Casa Castalda, e mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di poter fare calcio in una società organizzata e con degli istruttori di altissimo livello. Abbiamo iniziato questo percorso, in parte credo che siamo riusciti a mantenere le aspettative e credo che le notti insonni di quest'estate per costruire questo progetto oggi con questa manifestazione abbiano avuto un senso. Barberini Roberto, qual è l'auspicio per l'inizio di questa nuova stagione per questo settore giovanile? Allora, innanzitutto l'auspicio è quello che tutte le cose vadano per il verso giusto. Iniziare una nuova attività, una nuova struttura, oltre 350 ragazzi, porta sicuramente del lavoro nascosto molto molto impegnativo. Questo sicuramente lo stiamo dimostrando, abbiamo persone valide e devo dire che l'obiettivo che noi ci siamo messi in testa era quello di portare avanti principalmente un discorso sociale, cioè la nostra attività al di fuori delle categorie agonistiche, dove sicuramente il risultato un po' di importanza lo deve avere, ma è la parte sociale, quella della scuola calcio. Quando parlo di sociale parlo di integrazione, parlo di insegnare qualcosa di importante ai ragazzi. I nostri istruttori sicuramente sono all'altezza, abbiamo fatto un investimento estremamente costoso ed estremamente importante su di loro, ma devo dire che i risultati si stanno vedendo in maniera molto chiara. Questo sicuramente ci fa ben sperare per il futuro e sono convinto che ci riusciremo a portarla avanti nel migliore dei modi. E ci riuscirete alla grande e ancora tanti tanti complimenti. Grazie, grazie a voi. Grazie. In mia compagnia ho Elio Bistocchi, lo sponsor di Porta Nova. Questo rapporto, Elio, di questa bellissima giornata. Allora, abbiamo dato questo contributo alla sezione sportiva del Gualdo,
che si è associato con altri comuni limitrofi. Praticamente siamo sul sociale per aiutare questi ragazzi che non hanno più tutti quegli spazi nella loro vita. Togliamo i telefonini, togliamo tutto, facciamolo giocare a calcio. Sì, abbiamo dato il nostro luogo come spazio per fare la manifestazione, non è una forma per noi di aiuto a tutta la popolazione, anche perché questi ragazzi, ripeto, hanno sempre più bisogno di questi sport che li fanno stare uniti al di fuori dei computer. Quindi. Bene, noi ringraziamo Elio e voglio ringraziare anche il signor Mencarelli con il suo sponsor, la Pro Cook. Grazie, grazie veramente. Già ho intervistato suo figlio. Grazie. E grazie di essere in questa manifestazione, soprattutto a supporto di questo territorio come Gualdo Tadino. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Beh, non potevano mancare i padroni del territorio di Gualdo Tadino e zone limitrofi. Mi accompagna infatti l'assessore del comune di Gualdo Tadino, Stefano Francesco. Assessore, quanto è importante fare queste manifestazioni nel vostro territorio? È fondamentale, non importante. Noi siamo sponsor immateriali in realtà della società, ma perché lavoriamo insieme da tempo per creare un futuro a questi ragazzi, quindi dobbiamo essere contentissimi di quello che è stato fatto da questa società e siamo anche orgogliosi di questo. Assessore Sandro Giacchetti, Scheggia e Pascialupo. Assessore, bellissima zona di Scheggia, perché questa unione? Ma perché crediamo fermamente che ogni attività che promuove lo sport e l'avvicinamento allo sport di ragazzi promuova la dignità dello sport e insegni la lealtà dello sport, cioè insegni ai giovani per esempio il rispetto degli avversari, che non esistono nemici per esempio, e quindi qualsiasi cosa in questa direzione è benvenuta e benemerita, e noi col nostro territorio e col nostro comune in particolare siamo a disposizione per ogni cosa. E quindi un grande in bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo. Crepi, in bocca al lupo. Un altro importante sponsor di questa manifestazione è l'acqua Rocchetta, l'acqua della salute e l'acqua del benessere. In mia compagnia l'ingegner Massimo Menichetti, l'importanza di essere sponsor di questa manifestazione. Sì, questa manifestazione rappresenta per noi un'occasione per essere vicini alla città e soprattutto essere vicini a questi ragazzi. Come ho detto prima sul palco, io ho giocato in una squadra da giovane e ricordo ancora, pur non essendo diventato campione, questa cosa. Ecco, quello che vogliamo noi è questo, che questi ragazzi si godano questo momento e lo sport soprattutto in generale. Grazie mille, ingegnere. Continuiamo con i vari sindaci delle varie zone limitrofi a Gualdo Tadino. Abbiamo Monia Ferracchiato, il sindaco di Fossato di Vico. Bellissima manifestazione, Monia. Sì, è una bellissima manifestazione che comprende, diciamo, tutti i comuni della fascia e anche Valfabbrica. È la dimostrazione che fare le cose insieme poi dà una maggiore soddisfazione, permette ai nostri ragazzi di crescere in maniera migliore facendo squadra e imparando a condividere con gli altri. Da Valfabbrica il vice sindaco Sabino Dattilo. Dattoli, mi perdoni. Vice sindaco, Valfabbrica e l'unione con Gualdo Tadino. Esatto, poi essendo io di Casa Castalda ancora di più, no? La sento. Beh certo, siamo felici di partecipare a questo progetto dell'unione di questi ragazzi di tutto il territorio, con la speranza che continui il più a lungo possibile, perché può solo far crescere tutti questi ragazzini con disciplina e onore per noi. Grazie mille. Grazie a lei. Da Costanciaro invece il vice sindaco Patrizia Lupini, anche lei in mezzo a questa unione di comuni per questo grande evento. Sì, è vero, sì, è una cosa molto importante quella che viene fatta. Il mondo dello sport è un elemento fondamentale per aiutare, diciamo, i giovani a uscire un po' anche da quello che è un isolamento legato ai nostri territori, dove i giovani sono sempre di meno e hanno sempre minori capacità di confrontarsi. Lo sport è un elemento fondamentale che permette ai nostri figli, e io ho una vita tra l'altro che viaggio nei campi da calcio, avendo due ragazzi che fanno, diciamo, questo tipo di sport, hanno la possibilità di confrontarsi continuamente con altre, diciamo, realtà. Quindi è una cosa fondamentale e importante che sposiamo appieno e condividiamo. Grazie.
grazie a voi e grazie ai vostri comuni. Grazie ancora.